Dopo il primo canto, che funge da proemio all'intera opera, il secondo canto segna l'inizio dell'inferno vero e proprio. Questo spiega perché qui, all'inizio del secondo canto, Dante invochi la musa e faccia appello alle risorse della sua memoria e del suo ingegno poetico, come farà nei primi canti sia del Purgatorio che del Paradiso. Dopo l'entusiastico consenso iniziale, Dante si ferma a riflettere sull'enormità dell'impresa che ha accettato di compiere e sulla sua inadeguatezza. Chi è lui per presumere di visitare l'aldilà da vivo, in carne ed ossa, e chi autorizza un viaggio simile? Quali garanzie può offrire Virgilio? Virgilio dapprima rimprovera Dante per la viltà che ancora lo trattiene, poi per confortarlo gli narra come Beatrice, mossa da amore, gli si fosse presentata nel limbo pregandolo cortesemente di soccorrere il proprio discepolo. Virgilio chiese a Beatrice come lei, beata, potesse scendere nell'inferno. Beatrice spiegò che proprio la sua beatitudine la rendeva immune dalla miseria infernale. Rivelò poi che a mandarla era stata Santa Lucia su invito della Madonna, impietositasi per lo stato in cui si trovava Dante. La protezione di tre donne benedette doveva pertanto convincere Dante a farsi forza. Dopo aver udito le parole di Virgilio, Dante riprende coraggio. Il poeta esprime quindi la propria riconoscenza nei confronti sia della pietà di Beatrice sia della sollecitudine mostrata da Virgilio, dichiarandosi a questo punto fermamente deciso ad affrontare il viaggio. L'impresa non è realizzabile senza l'intervento della grazia divina, che infatti si manifesta nelle tre donne benedette, Maria, Lucia e in particolare Beatrice. La donna di virtù, che in questi versi fa la sua prima comparsa nel poema, non è più la Bice Portinari della giovinezza fiorentina, ma una creatura angelica, in grado di superare i limiti della ragione umana impersonata da Virgilio. In lei, beata e bella, si esprimono le più alte forme dell'amore. Amor mi mosse, che mi fa parlare.